Buon pomeriggio a tutti, bentrovati al secondo appuntamento del ciclo di webinar di casi clinici. E vi ricordo ai partecipanti che è possibile formulare domande al termine della presentazione del caso clinico attraverso la chat domande e risposte. Non rubo altro tempo, lascio la parola al dottor Castellaneta, che fa da moderatore questo incontro per la presentazione dei relatori. Buon ascolto. Allora, ciao a tutti. Sentiremo un caso clinico esposto da Noemi Traversone, una specializzanda della scuola di specialità di immunologia clinica qui a Genova, coadiuvata da Andrea Guastalla. E ci parlerà di un caso di un'orticaria febbrile, il titolo del caso clinico. Vediamo, sentiamo un po' cosa ci raccontano. Allora, buongiorno a tutti, grazie della presentazione. Un brevissimo cappello introduttivo, poi lascio la parola a Noemi per diciamo il suo elaborato. È un caso che abbiamo avuto ricoverato un annetto fa circa, quindi ancora nel pieno del Covid e quindi con alcune difficoltà organizzative che abbiamo ben visto in questi ultimi anni. Abbiamo scelto questo caso perché ci sembrava abbastanza particolare. Prende in considerazione due qualificatori semantici a cui siamo molto affezionati, da un lato l'orticaria e dall'altro la febbre. Se sulla febbre molto si è parlato e molto si parla evidentemente, sull'orticaria se ne parla un po' meno. Allora abbiamo voluto portare questo caso che peraltro lascia diverse porte aperte su una diagnosi definitiva che ancora un pochino sfugge, vista anche l'età giovane della paziente come vedrete, è un sintomo, un segno clinico che insomma ha una diagnostica differenziale piuttosto ampia, talora sottostimata, e quindi che abbiamo un po' voluto portare per discuterne un pochino meglio. La discussione, visto che il caso poi fondamentalmente, come dicevo, lascia delle porte aperte, sarà, suppongo, spero, piacevole e aperta a svariate domande, perché effettivamente questo caso serve apposta per porre le domande piuttosto che a dare delle risposte. Lascio la parola a Noemi. Intanto buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Andrea per l'introduzione e ringrazio l'organizzazione, appunto Fadoi, per l'opportunità. Allora, andremo a parlare appunto di questo caso di orticaria febbrile. Si è presentata da noi questa donna di 42 anni con un'anamnesi patologica remota sostanzialmente muta, nel senso che godeva di buona salute, ha avuto due gravidanze a termine e non ha mai avuto aborti. Esegue regolari screening per età, quindi visita ginecologica, pap test che sono negativi, ed è una fumatrice attiva di 5 sigarette al giorno. Si presenta da noi perché a ottobre 2020 riscontra una comparsa di piccole fugaci lesioni orticarioidi pruriginose della durata variabile, che dura da qualche ora fino addirittura a 7 giorni, localizzate ai 4 arti. Per cui, visto che queste lesioni persistono, a maggio del 2021 si presenta a una visita dermatologica dove viene posta diagnosi di orticaria e viene avviata terapia antistaminica. La terapia antistaminica comporta un lieve miglioramento sul prurito, ma non sull'evoluzione delle lesioni che si estendono al dorso, al décolleté e al viso. Inoltre queste lesioni non si risolvono, ma esitano, diciamo, in una iperpigmentazione cutanea e inoltre viene segnalato un episodio di angioedema al labbro superiore. Per cui a giugno del 2021 va in visita allergologica, dove viene avviato prednisone 10 mg.
e poi viene programmato un lento tapering del cortisone. A luglio 2021, alla sospensione del cortisone, compare febbre intermittente remittente, per cui la paziente si presenta in ambulatorio viene pertanto organizzata, diciamo, una biopsia cutanea di queste lesioni per cercare di capire meglio la natura. Volevo fare un piccolo cappello sull'orticaria, che appunto sono una lesione sostanzialmente eritematosa con ponfi. L'orticaria in quanto tale tendenzialmente dura da meno di 6 settimane, si può definire un'orticaria acuta, mentre se dura più di 6 settimane è un'orticaria cronica. Però il singolo episodio, quindi la singola manifestazione orticarioide, tendenzialmente si risolve meno di 48 ore, cosa che invece nella nostra paziente durava per molto di più. Quindi diciamo la diagnosi di orticaria in quanto tale diciamo che non ci stava con la presentazione clinica. Quindi la presentazione clinica della paziente che si presenta in ambulatorio è con febbre a un massimo di 39, questo rash orticarioide che è ubiquitario e che quindi dura più di 48 ore, vi rimane per qualche giorno, insomma, e episodi di angioedema mal volto, e questa è un'artrite migrante che manifesta, diciamo, nell'ultimo periodo con una vera e propria artrite, non sono solo artralgie, ma si gonfiano anche le articolazioni, diciamo in maniera migrante, quindi senza un aspetto tipico caratteristico. Per cui eseguo degli esami ematochimici per capirci un po' meglio, e agli esami risulta sostanzialmente una pancitopenia, ovvero sia una leucopenia, sia un'anemia che una piastrinopenia. Inoltre salta all'occhio un'iperferritinemia, 25.000, un consumo del complemento, con una flogosi, una PCR di 12, quindi neanche troppo spiccata, un rialzo di ALT e AST delle transaminasi, e un rialzo della LAD, e un'elettroforesi che sostanzialmente vedeva un ipergamma senza però una monoclonalità. A questo punto ci poniamo, diciamo, poniamo in diagnosi differenziale questa iperferritinemia con questa citopenia, pancitopenia, in diagnosi differenziale con le sindrome iperferritinemiche. E in particolare andiamo prima ad escludere delle cause infettive appunto la presenza di tumori ematologici, e rimanevano quindi, diciamo, in ballo la malattia di Still dell'adulto e la MAS. In particolare sulla MAS diciamo ci siamo molto preoccupati, perché è comunque una condizione potenzialmente fatale, può indicare un esordio di malattia infiammatoria come l'artrite reumatoide, il lupus, la stessa malattia di Still, e non ci sono dei veri e propri criteri diagnostici per l'adulto, però include la febbre che la nostra paziente aveva, l'iperferritinemia che la nostra paziente aveva, la pancitopenia, la coagulopatia e una disfunzione epatica. La terapia di solito è una terapia immunosoppressiva, in particolare corticosteroidea, ma si può usare anche ciclosporina o inibitore dell'interleuchinale. A questo punto, il nostro dubbio era, da un lato, la necessità di avviare una terapia corticosteroidea per scongiurare poi un'evoluzione di questo quadro di iperferritinemia, e dall'altro però il dubbio di confondere il quadro clinico prima di avere una diagnosi. Alla fine decidiamo per organizzarle un ricovero e avviare terapia corticosteroidea con boli di steroide e una terapia antibiotica empirica. A completamento diagnostico, una volta ricoverata, ovviamente escludiamo, diciamo, altre cause, in particolare eseguiamo le sierologie per HIV, HCV, HBV, CMV, sifilide, il TASL e il quantifero, che risultano tutti negativi, i colturali sono tutti negativi, riscontriamo solo alla sierologia per l'EBV una positività
IgG e IgM con una fluttuante presenza a basso titolo di EBV DNA. Inoltre eseguiamo TAC, total body e PET per escludere una neoplasia solida. Effettivamente non c'erano, risultano sostanzialmente negative, non c'erano dei pacchetti linfonodali, diciamo, suggestivi, eccetto la presenza di un disomogeneo accumulo in ambito splenico di tracciante alla PET. Esegue anche una BOM che mostra sostanzialmente un midollo ipocellulato, ma risulta negativa per una patologia ematologica. A completamento diagnostico facciamo uno studio dell'autoimmunità e risulta quindi gli ANA positivi 1 a 320 con un pattern speckled. Risulta una positività agli anticorpi antifosfolipidi che poi verranno ripetuti in un secondo momento e si confermerà poi la positività. Risulteranno positive le trioglobuline e risulterà positiva anche gli anticorpi anti-C1Q. Per contro negativi saranno l'anti-dsDNA, lo studio diciamo dell'autoimmunità epatica e gli anticorpi miosite associati, insomma risulteranno negativi. A questo punto ci giunge il referto della biopsia su cute che aveva eseguito a inizio diciamo del ricovero. E la biopsia diciamo che ci dà molte informazioni, nel senso che vede sostanzialmente una dermatite dell'interfaccia con un aspetto vacuolare e aspetti di vasculite superficiale con note leucocitoclasiche. Inoltre c'è la presenza all'immunofluorescenza diretta di C3, IgA e IgG, quindi ci sono dei depositi. A questo punto, diciamo, torniamo alla diagnosi differenziale, perché se abbiamo escluso effettivamente che si tratti di un'orticaria in quanto tale, non possiamo però sapere, escludere, diciamo, tutte le altre cause, le altre patologie che si manifestano con un'orticaria. E in particolare abbiamo distinto, diciamo, le manifestazioni, diciamo, febbrili da quelle non febbrili. Come dicevo, la biopsia è stata molto utile perché ci ha permesso di escludere una parte di diagnostica differenziale, in particolare l'orticaria cronica, che in realtà non ci stava proprio per la tipologia, la modalità con cui si è manifestata il rash. Però il lupus, per esempio, eritematoso tumido, la sindrome di Wells, l'eritema multiforme e la mastocitosi cutanea, come anche le CAPS, sono escluse perché in tutte queste patologie alla biopsia non sono presenti normalmente immunocomplessi, per cui non ci stava come istologico. Inoltre il pemphigoide bolloso è escluso perché la manifestazione cutanea poi dovrebbe essere più la presenza di una vera e propria bolla che però non si è mai poi manifestata, e inoltre anche la porpora di Scheuer-Henoch non ci stava come diagnosi perché di solito le manifestazioni cutanee della porpora, che sono purpuri di porpora, inoltre sono localizzate principalmente agli arti inferiori. Tra le febbrili quindi abbiamo escluso la sindrome di Schnitzel più che altro perché era presente il rash cutaneo orticarioide, ma nei criteri maggiori dovrebbe esserci anche una componente monoclonale IgG o IgM, cosa che non era presente. C'era sì un ipergamma, ma non era monoclonale, ma era policlonale. E inoltre abbiamo escluso la malattia di Still perché diciamo ci poteva stare come criteri maggiori, a parte il fatto che di solito il rash cutaneo, la manifestazione cutanea dello Still non dà prurito, cosa che invece la paziente la lamentava, però in questo caso noi non abbiamo escluso, anzi abbiamo il sospetto che ci siano altre patologie reumatiche come vasculiti, quindi in realtà
vale come criterio di esclusione e quindi per questo motivo diciamo non escluso la malattia di Still dell'adulto. Restava quindi le crioglobuline che però di solito si manifestano con una porpora principalmente e possono dare anche ulcerazioni cutanee, per cui la sola positività delle crioglobuline all'esame ematici non bastava insomma per far diagnosi. E infine il LES. Il LES che secondo i criteri diciamo EULA, quindi ACR, in realtà lei aveva sia febbre, sia trombocitopenia, sia il coinvolgimento diciamo articolare che l'anticorpo antifosfolipidi e il consumo del complemento. Ci poteva stare diciamo come diagnosi, ma ci stava molto di più in realtà con la vascolite orticarioide, o perlomeno una cosa non abbiamo diciamo escluso né una né l'altra, nel senso che la vascolite orticarioide di per sé è una entità rara clinico-patologica che determina un danno infiammatorio dei piccoli vasi della cute e può diciamo talvolta presentarsi come prima manifestazione nel lupus, quindi ci può stare diciamo anche in questo quadro clinico. L'epidemiologia in realtà la prevalenza non è molto chiara, si parla di 9,5 per milione e colpisce principalmente le donne tra i 40 e i 60 anni. Inoltre si distinguono due forme, una forma col consumo del complemento e una forma senza il consumo del complemento. Si differenzia dall'orticaria perché la vascolite orticarioide tendenzialmente dà dolore oltre che prurito, la durata è maggiore del 24 ore delle lesioni, delle manifestazioni cutanee e non c'è una vera e propria risoluzione completa, ma permane una iperpigmentazione che la nostra paziente aveva e inoltre all'esame diciamo obiettivo di solito si evidenzia una presenza di uno spot rosso centrale che è dovuto allo stravaso sostanzialmente di emazie. E quindi è tipico diciamo della vascolite orticarioide e non dell'orticaria. E l'angioedema appunto è possibile nella vascolite orticarioide e può essere presente nell'orticaria. I criteri diagnostici prevedono sostanzialmente due criteri maggiori e almeno due criteri minori. La nostra paziente aveva l'orticaria e l'ipocomplementemia. Come criteri minori, alla vascolite leucocitoclastica era stata vista appunto in biopsia, erano presenti artralgie e artrite ed c'era la positività per gli anticorpi anti-C1Q. Brevemente un po' di patogenesi diciamo della vascolite orticarioide. Come dicevo prima, si distingue in due tipi, una ipocomplementemica e l'altra normocomplementemica. La differenza è sostanzialmente che tendenzialmente la ipocomplementemica, oltre ad avere un consumo del complemento, ha appunto la formazione di anticorpi anti-C1Q, i quali sostanzialmente inducono la formazione di immunocomplessi ed è più facilmente legata, diciamo, all'infezione da IBV. Viceversa, la normocomplementemica di solito è più legata a reazioni a farmaci o a sostanze esogene. La formazione poi di immunocomplessi determina l'attivazione della via del complemento e anche qui c'è una piccola differenza, nel senso che nelle ipocomplementemiche è più facile che ci sia una cross reattività e quindi poi delle manifestazioni viscerali più facili che possono colpire polmoni, rene, le articolazioni, il sistema gastroenterico e l'occhio e la cute, e invece sulle normocomplementemiche è più facile che si limiti diciamo a livello cutaneo. La cascata diciamo del complemento poi determina il richiamo dei neutrofili e la loro attivazione con liberazione quindi poi dei NET e il richiamo di mastociti e altre cellule dell'infiammazione
che poi i giovani climastocidi determinano la liberazione di istamina e di altre sostanze vasoattive che poi determinano sostanzialmente la sintomatologia, quindi la formazione della lesione eritematosa e del prurito. E come dicevo prima, il fatto che ci sia effettivamente uno stravaso poi di eritrociti determina poi anche l'esito iperpigmentato che rimane. Il coinvolgimento viscerale, appunto, come dicevo, della vascolite orticarioide ipocomplementemica prevede principalmente il coinvolgimento, diciamo, 100% della cute, quindi con la presenza di questa rash cutanea, questa orticaria, con il coinvolgimento delle articolazioni, con artralgie e artriti. I reni spesso è associata a una glomerulonefrite rapidamente progressiva, per fortuna la nostra paziente non è il suo caso, perché non ho riportato però l'esame urine era negativo, non c'era proteinuria. Inoltre può determinare un coinvolgimento gastroenterico con quindi dolore addominale, nausea, vomito e diarrea o serositi, quindi ascite. Ai polmoni può dare lo sviluppo, diciamo, della BPCO sostanzialmente, quindi con più frequentemente, insomma, da questo tipo di manifestazioni. A livello del distretto oculare può dare episcleriti, uveiti o congiuntiviti e molto più raramente coinvolge il sistema cardiovascolare e il sistema nervoso. Come prima accennavo, diciamo, le cause barra le associazioni della vasculite ipocomplementemica può essere, diciamo, spesso associata all'ES o può essere una prima manifestazione, diciamo, del lupus o di una sindrome di Sjögren. Inoltre può essere associata a sensibilizzazione a farmaci o a infezioni. Hanno anomalie delle immunoglobuline come appunto gammapatia o crioglobulinemie, infatti ci spiega, diciamo, la positività della nostra paziente alle crioglobuline. Può associarsi a malattie ematologiche o a tumori solidi, che nella nostra paziente abbiamo escluso appunto nella diagnostica differenziale. Per concludere, la terapia, di solito la terapia va in base all'andamento del coinvolgimento cutaneo e noi nel nostro caso abbiamo avviato subito prednisone e abbiamo associato due antistaminici che in realtà non hanno un effetto effettivo sulla malattia, ma diciamo che hanno un effetto sulle manifestazioni, quindi sul prurito, insomma, lo tengono un po' più sotto controllo. Poi successivamente state associate per, diciamo, una non ottimale risposta, è stata associata poi idrossiclorochina, è stata avviata la azatioprina e sono state fatte anche le immunoglobuline nella nostra paziente. Durante il follow-up abbiamo visto pochi giorni fa, il quadro clinico è sostanzialmente in remissione, è stato fatto, diciamo, un lento tapering della terapia corticosteroidea fino alla sospensione, senza ripresa di malattia, e attualmente è in terapia antistaminica con solo un antistaminico, non più con due, per cui, insomma, senza avere, diciamo, una ripresa del prurito né una ripresa della patologia. Resta, diciamo, un grande dubbio, nel senso che il nostro sospetto è che ci possa essere effettivamente una sovrapposizione tra appunto una vasculite orticarioide, ma forse anche un lupus. Questo rimane un po', diciamo, una cosa aperta, una possibilità. E con questo ho concluso. Vi ringrazio. Grazie Noemi. Eccoci.
Grazie, un caso sicuramente interessante e anche molto ben esposto. Non so se dalla platea che ci ascolta ci sono curiosità, domande che volete porre. Al momento non vedo mani alzate. Ma io intanto una domanda che di primo acchito ti faccio è rilevante o no che questa donna si voglia distinguere tra la vasculite orticarioide e il LES, nel senso che bene o male i presidi terapeutici mi sembra che siano comuni a entrambe le patologie, quindi sicuramente bisognerà tenere d'occhio che non possano esordire complicanze di altri organi, soprattutto il rene, no? Nel caso poi prendesse un fenotipo più dichiaratamente simile al lupus, ma a parte il monitoraggio, qual è l'importanza di discriminare? Il follow up è fondamentale e in realtà coincide esattamente con la necessità di effettuare una diagnosi il più possibile calzante. Il monitoraggio ci serve fondamentalmente per vedere se effettivamente poi sviluppasse delle altre complicanze che sono invece tipiche del lupus e che necessiterebbero di una terapia molto più aggressiva di quella che è stato fatto, insomma. Anche in virtù dell'esordio che è stato piuttosto violento, no? Come ha fatto vedere Noemi. Quindi è un caso che probabilmente su una matrice di disimmunità ha agito un trigger che chissà, magari ipoteticamente potrebbe anche essere l'Epstein-Barr e che ha, diciamo, slatentizzato questa disimmunità che poi ha preso un po' diversi criteri da più parti e che poi si è, diciamo, contestualizzata criterialmente nella maniera più precisa con la HUV. Fermo restando che però vediamo che cosa succede, è una donna di 40 anni, quindi gli occhi aperti bisogna ben tenerli. Bene, abbiamo una domanda da parte di Marco, penso Scudeletti. Caso complesso, inizia terapia con Plaquenil come un inizio di terapia per il LES? Allora, come in realtà abbiamo visto nelle linee guida, la visione, no, tanto. Tutto sommato più che un immunomodulante, un immunosoppressore ci sembrava più appropriato in un caso di questo tipo. Quindi abbiamo optato per l'associazione cortisone azatioprina. Poi vediamo come evolve, ripeto, però. Bene. Altre domande? Marco, scusa, posso io fare una domanda? Complimenti, siamo arrivati tardi perché abbiamo perso proprio le lesioni cutanee, mi sarebbe piaciuto vedere. Senti, una domanda per quanto riguarda l'autoimmunità. Gli unici anticorpi identificati sono quelli con il C1Q inibitore nelle forme che hanno angioedema o c'è qualcosa di più specifico? E poi una terapia con anticorpi monoclonali in alcuni tipi non è mai stata pensata, identificata. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, gli anticorpi anti-C1Q sono altamente sensibili e specifici per la vasculite orticarioide, però sono anche associati all'LES, in particolare ad alcune forme di nefrite lupica. Ed è appunto uno di quegli anelli di congiunzione fra HUV e LES su cui bisogna stare particolarmente attenti. Abbiamo fatto una ricerca molto faticosa perché in realtà gli anticorpi anti-C1Q i kit sono rarissimi e solo pochi centri in Italia lo fanno e neanche sempre. Da però non confondere con il dosaggio del C1 inibitore che invece ha tutt'altro valore diagnostico perché si riferisce esclusivamente alle forme dell'angioedema, specificamente quello ereditario.
E l'altra domanda era sui monoclonali. La letteratura sulle vasculiti orticarioidi ipocomplementemiche pure è, come anche ipotizzabile, visto l'intersezione di questa diagnosi con altre possibili diagnosi, sottostimata e il numero è molto limitato. Ci sono dei report sull'utilizzo in particolare del rituximab, proprio anche per, diciamo, come forma classica, no? Di autoimmunità, di malattia autoimmune che necessita di un'immunosoppressione robusta, per cui il rituximab si è usato con beneficio. Ecco. Fortunatamente ad oggi non ci siamo ancora arrivati su una paziente delicata così, perché certamente l'esordio, ecco, era stata la cosa che più ci aveva fatto tremare, perché quella sindrome iperferritinemica con la febbre, l'orticaria, insomma, nelle orecchie ci ricordava pazienti che sono andati molto peggio di come è andata lei. Quindi fortunatamente, tutto sommato, non ce la siamo ancora cavata. Meno male. Grazie, complimenti. Qualcuno ha qualche altra domanda, curiosità? Chitto sta zitto. Abbiamo perso i primi 10 minuti, per cui stiamo cercando di ricostruire. Abbiamo avuto problemi tecnici, ci dispiace. Non c'era una componente monoclonale, no? Questa qua? No, era una policlonale. Era un 18% di gamma policlonale, e anche perché la monoclonalità, poi, come non so se vi siete collegati, che si era già parlato della diagnostica differenziale, febbre, orticaria e componente monoclonale, Schnitzler, avrebbe un'altra terapia di seconda linea, perché prevederebbe l'utilizzo degli anti-interleuchina 1. E poi, scusa, questa signora, se ho visto bene, c'era una diapositiva che mostrava che questa qua soffriva di orticaria cronica, o no? Allora, la cronicità è superiore al numero di settimane, quindi si tende a dare per orticaria cronica, aspetta un po'. Ecco, sopra le 6 settimane, quindi dall'esordio dei sintomi, effettivamente, contandole, si dava per orticaria cronica nel senso delle settimane, ma non cronica nel senso di anni. Prima con un quadro cutaneo, prima del quadro sistemico, che poi è esploso in maniera piuttosto violenta. E in descrizione in letteratura di cose così, su una, diciamo, orticarioide, su vasculite orticarioide pura, non c'è sostanzialmente niente. Infatti anche per quello ci sembrava abbastanza carino da portare, perché al netto poi dell'etichetta definitiva che si dà, è secondo me un caso abbastanza emblematico di come l'autoimmunità su ogni soggetto possa poi prendere delle strade diverse e confondere le acque, insomma. Scusa, l'ultima cosa, ho visto che gli hai dato la doxepina, ma dove diavolo l'hai trovata la doxepina? Là, non ho capito. Come secondo antistaminico veniva indicata la doxepina. Questo non lo so. Sì, lei non era nella tabella che ho fatto vedere, appunto mi chiedevo dove l'avessi trovata, perché non mi risulta che sia commercio in Italia, niente, quindi era... No. È la fexofenadina. Guardiamo un po' se abbiamo... Comunque queste qua sono linee guida, voglio dire, tutto sommato, non so, nella pratica clinica comune. Certo è che la cetirizina è sicuramente molto più... Quindi avete usato solo un antistaminico, solo la cetirizina, non un anti-H1 e un anti-H2? No, allora, considerata la buona risposta, ci siamo limitati a quello, tutto sommato. Ma era una curiosità pellegrina, perché sì. Si è sempre scritto la doxepina, ma dove diavolo è? Ecco. Invece, senti, con la ferritina così sparata, con quali tempistiche si è risolta? Allora, si è risolta drammaticamente nell'arco di 72 ore, ma risolta, però parliamo di una riduzione da 25.000 che era l'esordio, subito dopo i boli di steroide è andato sui 2.000-3.000.
Poi la risoluzione da quel punto in poi, passando anche per il cortisone orale, l'eto tapering e la zatioprina, si è normalizzata nel corso dei mesi seguenti. Mentre rimane, forse Noemi ve l'ha detto, diciamo oscillante il valore del complemento, come a dire che comunque lì sotto qualche cosa che lavora c'è sempre, ecco, che quindi ci fa tenere gli occhi ben aperti. Benissimo, benissimo, grazie. Qualcuno ha qualche altra domanda? Direi di no. Giancarlo, vuoi dire qualcosa? No, speriamo che la prognosi sia buona di questa donna, chiaramente. Mi aspetterei di sì. È chiaro che trovare un trigger è una cosa che ti rassicura, ecco. In questo caso forse, non so, a meno che tu non voglia tirare fuori il solito vaccino, che non funziona sempre come trigger. No, allora il vaccino, per carità, ogni trigger va considerato. Certo, c'era il dubbio di questo Epstein-Barr, però poi si è visto che anche nei controlli successivi le copie non sono mai salite su valori significativi. E d'altro canto la positività per IgG e IgM ci fa pensare che potesse essere nello spettro di quella sparata dei B sotto la campana della policlonalità al 18%. Ecco, noi ci siamo fatti questa idea. Poi è chiaro che nei pazienti in cui si ha non è naturalmente sempre la sfera di cristallo, non c'è, né d'altro canto ci sono dei fattori predittori chiari per capire come il paziente evolve. Però più che l'osservazione, il tapering, vedere come sta e avere il coraggio a un certo punto di togliere gli immunosoppressori, perché comunque farsi 20-30 anni di immunosoppressore nel rapporto rischio-beneficio, ecco, bisogna poi valutare, vedremo cosa succede, anche perché magari invece è tutto parainfettivo, post-infettivo di qualcosa che non vedremo mai. Certamente, fortunatamente, non è paraneoplastico, perlomeno ad oggi, perché quello screening l'abbiamo fatto. Ma sull'infettivologia chi lo sa? Sono scese anche le immunoglobuline, scusa. Come? Le immunoglobuline sono scese anche quelle? Le immunoglobuline sono un po' scese, ma abbiamo sempre una campana sul 16-17%. Comunque partivamo da valori non elevatissimi. Ci sono policlonali, cioè dei quantitativi di gamma globuline in certi pazienti molto più elevate, magari anche che arrivano al 34%. Ho visto recentemente un brutto Sjögren all'esordio con un 34%. Ecco, questa partiva da 18, quindi non ci aspettiamo comunque una riduzione sensibile, anche perché il range di normalità tutto sommato è vicino. Va bene, grazie. Allora, grazie ancora per il vostro caso, complimenti e buon proseguimento. Bocca al lupo, Elena. Ciao Marco. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Ciao ragazzi.